Dieta e vita, una nutrizionista per amica, a cura di Irene Pocaterra. Un caro saluto amici ascoltatori dalla vostra amica nutrizionista. Ogni promessa è debito e per chi ci ha seguito la volta scorsa, oggi puntata dedicata al vino, ai superalcolici e al caffè. Il vino, ecco una delle poche certezze assolute che in campo nutrizionale non hanno scampo. Il vino e tutte le bevande alcoliche non sono necessarie all'organismo. Ma un buon bicchiere di vino al giorno non toglie il medico di torno? Attenti! Tale messaggio è nato dal fatto che si addurrebbe al vino effetti positivi sulla prevenzione di certe patologie, in primis quelle cardiovascolari. Questa proprietà deriva dalla presenza di sostanze antiossidanti, quali polifenoli, e da recenti ricerche grande importanza si dà alla presenza di una sostanza, sempre dalle proprietà antiossidanti, chiamata resveratrolo. Ma se per caso foste astemi, non mettetevi a bere vino con la speranza di salvarvi da un infarto. Un passo indietro. Avete detto un buon bicchiere di vino. Ripeto, buon, mi raccomando. La qualità. Se bevete, bevete poco, ma di ottima qualità. Consapevole che il vino di qualità costa, ma guadagnerete in salute e perdonatemi, ma se costa è meglio. Usiamolo come deterrente per bere meno e per imparare a gustarcelo. Ora perdonatemi, ma non posso tralasciare gli effetti negativi. L'alcol crea dipendenza, spappola il fegato, può portare a cirrosi epatica o epatite, determina gravi danni al pancreas, aumenta le secrezioni dei succhi gastrici, provoca sonnolenza. Va bene, mi fermo, credo basti. Ah no, aggiungo anche che chi vuole dimagrire non si scordi che l'etanolo, l'alcol per intenderci, apporta molte calorie, 7 kcal per ogni grammo di alcol. In pratica, un bicchiere di vino di circa 12 gradi fornisce circa 80 kcal. Quindi prestate attenzione, io e i miei colleghi definiamo tale bevanda una caloria vuota. Allora come comportarsi? Mai esagerare, un mezzo bicchiere di vino a pasto, sempre se piace per la donna, e un bicchiere per l'uomo. Ci sono invece persone a cui l'introduzione di alcol andrebbe ridotta. Gli anziani, i motivi principali sono due. Con l'età diminuisce la loro capacità di metabolizzarlo. E inoltre l'anziano spesso fa uso di farmaci, i quali potrebbero andare ad interferire con l'alcol. Non dimentichiamoci poi dei bambini. Assolutamente, il vino o qualsiasi superalcolico non deve essere concesso. I bambini non sono in grado di smaltirlo, quindi l'effetto tossico è sicuramente aumentato. Vi prego, non ridete come pazzi davanti all'assaggio di un sorso di vino da parte del vostro o di qualsiasi bambino. I bambini non devono bere alcol, è pericoloso. Gli adolescenti, vale un po' lo stesso discorso. Vi aggiungo solo che da studi recenti è emerso che più precoce è il primo contatto con l'alcol, maggiore sarà il rischio di un successivo abuso. Termino il discorso su vino e alcol, ribadendo il concetto che vi ripeto ormai ad ogni puntata: la dose crea la tossicità di un prodotto, quindi poco, ripeto poco, e mi raccomando che sia buono. Passiamo ora al caffè. Da bravi italiani non possiamo certo rinunciare a un buon caffè. Una tazzina di caffè apporta circa 2 kcal se amaro, 10 se macchiato e 20 se zuccherato. Come ben sappiamo, contiene caffeina, che aumenta la pressione sanguigna, per cui mette allerta, liberandoci momentaneamente dalla sonnolenza. In pratica stimola il sistema nervoso centrale e la contrazione del muscolo cardiaco, quindi accelera il ritmo del cuore e innalza la quantità di sangue pompato nello stesso tempo. Permette una respirazione più ampia, agendo sulla muscolatura liscia dei bronchi. Consente di avere a disposizione maggiore energia durante uno sforzo, favorendo l'utilizzo dei grassi. A chi è sconsigliato? A chi ha disturbi del sonno, ma anche a chi ha disturbi dello stomaco, in quanto aumenta la secrezione dei succhi gastrici, chi ha problemi di ansia e di tachicardia. Insomma, se siete sani, 3 tazzine al giorno possono anche fare bene alla salute. Ora vi saluto e alla prossima puntata. E vi ricordo che se volete potete scrivermi all'indirizzo di posta dietevita@radiolaghi.it.